qui, i piedi. Sì, adesso poi te lo passo. Vado mezza ventrina o vado da solo? Sì, o con la ventrina sì, basta che non inquadri le loro facce. Vai. Siamo qui oggi immancabilmente a parlare dello zampone. Fortunatamente vediamo che non c'è nessuno qui dentro, quindi probabilmente la gente, probabilmente sta mangiando altro, comunque sta mangiando sempre meno di questi animali. Cos'è lo zampone? È il pezzo di un animale morto per scozzamento a 6 mesi di vita. Poi parliamo dello zampone, di come vengono trattati i maiali. Abbiamo fatto un'intervista a un ex lavorante del mattatoio Pini, che è un mattatoio di maiali famosissimo a Cremona, che racconta che gli animali vengono sgozzati pienamente coscienti, in quel caso 3.000 maiali al giorno. Quindi lo zampone arriva da qui. E poi aggiunge che vengono messi in commercio pezzi di carne di anni precedenti addirittura. Quindi oltre al discorso della sofferenza di esseri senzienti, c'è anche il discorso che è un'alimentazione che uccide le persone che mangiano determinati prodotti, per non parlare di quello che succede nel mondo. Per dar da mangiare a questi animali viene levato deliberatamente il cibo dalla bocca dei paesi più poveri, che stanno andando a fuoco, e sappiamo benissimo quello che succede nella foresta amazzonica, quello che sta succedendo in Australia, e quello che succede dove ci sono le foreste pluviali, dove ci sono questi incendi creati apposta dalle multinazionali per dar da mangiare a maiali, a bovini, a tutti gli altri animali che la gente consuma. Mangiare lo zampone è tradizione? È tradizione mangiare un morto per un anno che nasce? È una tradizione violenta. Nascondersi dietro il termine tradizione significa avallare delle tradizioni che ci sono in giro per il mondo, anche infibulare le donne. È tradizione in alcuni posti, anche le spose bambine sono tradizioni in alcuni paesi. Qui è tradizione sgozzare un cucciolo di 6 mesi per festeggiare il Capodanno, e siamo felicissimi che qui dentro in pratica non ci sia nessuno. Oggi siamo qui fuori dalla gastronomia di Milano, Fanadelli, che dal 1957 sgozza animali, manda al mattatoio degli innocenti e ruba le materie prime dalla bocca di chi muore di fame. Per produrre un chilo di carne ci vogliono 15 kg di cereali e 1500 litri di acqua rubati al terzo mondo. E poi pubblicità vi fanno vedere i bambini che muoiono di fame e vi chiedono le donazioni, quando noi, tramite l'alimentazione, che è la scelta più politica e militante che una persona possa fare, perché lo fa 3 volte al giorno, può scegliere di non mandare al mattatoio nessuno, di non far morire di fame nessuno. Questa macelleria espone le foto di bovini, ma non espone le foto dei bovini quando vengono sgozzati, non espone le foto dei bovini quando vengono caricati col taser sui camion. Non vi racconta che al mattatoio Pini di Cremona i maiali vengono buttati giù tramite taser e bastoni di plastica, però stanno attenti a non picchiare il prodotto sacro
sacro per dire, che sarebbe la coscia che viene esposta morta, come se fosse una mummia, nelle macellerie di tutto il mondo. Questo è quello che succede dietro questa gastronomia. Ci sono degli innocenti che vanno al mattatoio. Ieri ho visto con i miei occhi allevatori di un allevamento biologico prendere i maialini dalle zampe posteriori e lanciarli, perché è legale castrarli, perché vivono in una situazione di stress dove sono ammassati l'uno sopra l'altro, e quindi come qualsiasi individuo sotto stress impazzirebbe. Quindi non è vero che i maiali puzzano, siamo noi che li facciamo vivere nella merda, e questa merda ve la mettete in bocca! Come stava dicendo Paolo, infatti la testimonianza già lo sapevamo, perché è pieno il mondo di testimonianze, di libri, di video, di ogni genere di testimonianza, ma davanti ai nostri occhi, nella nostra intervista, questa persona ha raccontato il destino di questi maiali di Cremona, che probabilmente sono serviti qua, perché il mattatoio macella 3.000 animali al giorno, scaricati col taser dai camion, picchiati coi bastoni, ma non sulle cosce, e messi nelle stalle di sosta davanti ai maiali che vengono sgozzati. Gli ho chiesto, ma se qualche maiale ogni tanto c'era qualcuno che riusciva a scappare? Lui mi ha risposto, sì, ma rimanevano fermi perché erano terrorizzati. Questo è quello che sta dietro allo zampone. Come si può parlare di pace? Come si può parlare di un anno migliore? Come si può chiedere per noi stessi energia positiva, ricchezza e pace, se si continua a banchettare con la sofferenza nel piatto? Lo zampone poi, tra l'altro, è un piede, è come la lingua, come le cervella, quelle cose che uno le vede e dice oddio, ma che schifo. Rendiamoci conto, siamo nel 2020, lo continuano a dire, si espone in un giornale inglese, come diceva che è dei crimini. Il Guardian Post ha detto in questo mese in un articolo che mangiare carne è un crimine contro l'umanità. Punto. Non ci sono se, non ci sono ma. Come diceva Paolo, qui fanno vedere le immagini degli animali vivi. Ma io mi chiedo, perché non fanno vedere come sgozzano il maiale nelle macellerie? Così magari le persone che lo mangiano viene appetito a sentire le urla, a vedere il sangue, a vedere tutto quello che non si vuole vedere, ma si vuole mangiare. Questo è quanto. Il mangiare carne è un inganno di ogni senso. Non si sentono le urla, non si vede come vengono ammassati, non si sente il reale odore della carcassa, perché quello è, un animale quando muore diventa una carcassa. A livello di gusto non si sente il reale gusto, perché se voi andate a mangiare i salumi vegani hanno lo stesso gusto, allora non è la carne, sono gli insaporitori che vengono messi. Non si ha a che fare con, a livello tattile, con la realtà di quello che è un animale, le setole, la carne, i legamenti, le ossa, viene tutto ripulito. E un'altra cosa che succede ai maiali, ovvero agli zamponi, vasca di bollitura. Per levare le setole li buttano pienamente coscienti in una vasca di acqua bollente. Se questo è il modo di festeggiare un anno migliore, io credo e mi auguro che questo porti solo sfortuna alle persone che già sanno e continuano a pagare chi ammazza esseri innocenti, perché il responsabile di tutto è il consumatore, è quello che non ha il coraggio di vedere, è quello che non lo farebbe mai, ma è molto comodo a pagare qualcuno che lo fa al posto suo. Sembra di essere ritornati a tempi in cui i Maya facevano rotolare le teste giù dalle colline perché era di buon auspicio. Praticamente la stessa cosa, si tratta di cadaveri, solo che le vittime sono differenti. O sbaglio? Raccontate la verità a quei pochi consumatori che vengono a prendere ancora i morti nel 2019, anzi 2020. Non si può festeggiare l'inizio dell'anno nuovo con la morte addosso e con la morte come cibo. La pelliccia, gli animali vengono gasati vivi. Comunque ci fa piacere vedere che non c'è nessuno, le macellerie chiudono,
gli allevamenti chiudono, beh, forse la gente si sta svegliando, anche se si fa di tutto per far finta che gli animali stiano bene, quando in realtà fanno una vita ignobile. Parliamo di come vivono i maiali. Passano 6 mesi, perché vengono macellati a 6 mesi, nei reparti d'ingrasso. Come sono i reparti d'ingrasso? Non c'è erba, hanno cemento sotto le zampe, ma nel corso dei 6 mesi a questo cemento si aggiunge l'urina e le feci, perché chiaramente i reparti non vengono mai puliti. Quindi il maiale chiaramente mangia anche la sua urina, mangia le sue feci, mangia i cadaveri dei topi che sono presenti in tantissimi allevamenti e a breve ne vedrete delle belle, e quindi probabilmente chi sa bene, chi ha visto tutto e continua a portare avanti questa cosa, probabilmente ha piacere nel mangiare un cadavere intossicato da topi e altri generi di cose che sicuramente non ci farebbero venire appetito. Comunque, vieni qui. Vieni anche tu, Luca. Sì. Possiamo dire che qua... Chi la dura la vince. E soprattutto qua non c'è un cazzo di nessuno. Esatto. Ci sono quindi... solo i cadaveri esposti, ma nessuno li compra. Perché era chiuso. Probabilmente vedono che non c'è tanto mercato. La tradizione sta cambiando. Go vegan. Go vegan. Go vegan. Go vegan. Buon anno senza morte.